Si terrà lunedì 8 febbraio lo sciopero nazionale e regionale di 4 ore degli addetti al trasporto pubblico locale proclamato dalle segreterie dei sindacati FILT CGL, FIT CISL, WILT UIL, FAESA CISA, le UGL FNA. Tra le motivazioni della protesta, l'interruzione del confronto per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, scaduto da oltre 3 anni, nonostante il governo abbia destinato 1.300 milioni al settore, la mancanza delle tutele, clausole sociali per i lavoratori e l'utenza e la mancata riforma del settore, le diverse criticità rilevate nei rapporti con la società pubblica TUA e con quelle private, in particolare con la panoramica di Chieti, hanno detto i segretari della FILT CGL, FIT CISL, WILT UIL e FAESA CISL d'Abruzzo e Molise, Franco Rolandi, Andrea Mascitti, Giuseppe Murini e Luciano Lizzi. Un contratto scaduto nel 2017, quindi oltre 3 anni e quindi ben prima della situazione di emergenza pandemica. Parlo della pandemia perché fondamentalmente le imprese si rifiutano di sedersi al tavolo della trattativa e adducono proprio motivazioni legate alla crisi pandemica, mentre noi sappiamo che intanto le aziende hanno avuto ristori dal governo e soprattutto gli autisti, il personale è stato impiegato anche in servizi aggiuntivi. A livello regionale ci preoccupa l'aspetto, diciamo, per quanto riguarda TUA, occupazionale in primis, perché c'è stata una contrazione di 300 posti di lavoro ottenuta come esternalizzando in parte l'esercito affidato in house a TUA a vettori privati, parcellizzando quindi il TPL abruzzese e in parte invece caricando un esercizio già carico, sovraccaricando quindi i turni dei dipendenti. A distanza di 5 anni troviamo un'azienda priva di una visione di rilancio della stessa, un'azienda che ha ereditato un settore ferroviario che è al totale sbando e che invece di coniugarsi con i servizi su gomma giace abbandonata a se stessa senza nemmeno avere una dirigenza dedicata alla gestione di quella che invece una volta vedeva un'organizzazione aziendale deputata a questo scopo. Oggi registriamo dei ritardi immani su 85 milioni di euro assegnati dalla regione a TUA come soggetto appaltante delle stesse opere infrastrutturali sul settore della logistica e dei trasporti. Siamo all'anno zero, non esiste ancora un inizio della progettazione e sono dei ritardi che incideranno anche sulla ZES e sullo sviluppo del trasporto dell'intera regione. Abbiamo grandi problemi anche nelle società private, quindi la panoramica che ha fatto una disdetta contrattuale in piena pandemia, lasciando i lavoratori con una decurtazione di circa 300 euro mensili, quindi a paga base a circa 1.200 euro.